Amici del torneo Sette Bello, buonasera, si è appena conclusa l'ultima partita della prima giornata tra quel Garnets e gli AS Tronzi, risultato di 4-2. Poi con me è Bruno Scalia, capitano degli AS Tronzi. Bruno, una partita comunque una buona prestazione generale, eravate sotto, poi però avete recuperato, siete stati in vantaggio 2-1 a inizio primo tempo, poi nel finale l'avversario è venuto fuori bene. Questa sconfitta, ma nel complessivo la buona. Sì, sono abbastanza contento della prestazione della squadra, purtroppo non ci conosciamo, che è una squadra assolutamente nuova e purtroppo non ci conosciamo, quindi dobbiamo trovare un po' di equilibrio, l'attacco, eccetera, cioè su tutti i punti di vista dobbiamo correre un po' di più, un po' di cattiveria, comunque secondo me promette bene la squadra, poi comunque eravamo contro una buona squadra rodata e quindi certo i nomi sì, fatti avanti infatti, lo scorso torneo. Appunto sui nuovi innesti, sono subito bene il portiere ma anche altri sì, ragazzi, è stata un po' una complessiva generale. Sì sì, assolutamente, la squadra dell'anno scorso ce ne siamo soltanto tre e io Pilato e Castagna, e gli altri sono tutti nuovi, il portiere, anche complimenti al portiere, ha fatto un'ottima partita, poi tutti nuovi, ci stiamo conoscendo, diciamo così. Considerato anche che eravate sette contati in campo, una prova, una buona prova contro diciamo una buona squadra, che comunque i nomadi, John Gunn, sono gli stessi dello scorso torneo. Sì, è sicuramente un buon inizio e speriamo la squadra migliori sempre di più e vedremo. Va bene, grazie a Bruno Scalia per gli AS Tronzi, a più tardi con Giuseppe Costa, capitano del Nazionale. Ed eccomi con Giuseppe Costa per il Garnet, quest'oggi abbiamo in campo, gli diamo il premio al match. 4-2, è un gol suo bellissimo, avete sofferto un po' nel primo tempo, poi però nel secondo tempo diciamo che è stata una vittoria meritata perché il premio del gioco l'avete avuto voi, sostanzialmente. Sì, ma abbiamo cercato subito di portarci in vantaggio normale per portare a casa i tre punti. Loro hanno un grande portiere che all'inizio ha fatto grandi parate, anche se poi nel secondo tempo non ha fatto di meno. Però per fortuna siamo riusciti, abbiamo attaccato, ci abbiamo creduto. E io finalmente sono tornato al gol anche in questo campionato. Una vittoria meritata. Ancora ci dobbiamo completare, mancavano due elementi, uno Mario Papale che voi sapete che è fondamentale, importantissimo, e un altro ragazzo. Oggi ha fatto il compleanno, approfittiamo per fare gli auguri. A Mario, che poi la vedrà l'intervista sicuramente. Ti aspettiamo la prossima giornata. Anche più o meno come uomini siete quelli dell'anno scorso, però siete sempre arrivati in fondo nelle nostre edizioni del torneo. Quest'anno è ritornato anche Castagna, ci sono un paio di ragazzi nuovi. Sì, vabbè, sono dei... Dove pensi che potrete arrivare quest'anno? Noi, come dico ogni anno, tendiamo sempre il più alto possibile, il più lontano possibile. Poi, dove arriviamo, mettiamo un punto, come si dice, no? Va bene, grazie anche a Giuseppe Costa, quest'oggi migliore in campo. Amici del Torneo Sette Bello, ci vediamo domenica con i match della seconda giornata.